Cosa farei se fossi la Bungie? Questa domanda mi è stata fatta un sacco di... No, in realtà nessuno me l'ha mai chiesto, però vabbè, vorrei condividere alcune idee che ho, non so se sono valide o sono delle cavolate. Non sono un programmatore né tantomeno un game designer. Però, come tanti di voi, mi sono spesso domandato, come fixare il gioco? È possibile? Vediamo alcuni punti dolenti di questo Destiny 2 e vediamo come potrebbero essere migliorati secondo la mia modesta opinione. Le fazioni, giudicate inutili e noiose, non aggiungono un valido motivo per tornare a giocare di tanto in tanto, per cui vengono largamente snobbate. Se fossi la Bungie, apporterei questi cambiamenti. Ad ogni faction rally, la scelta d'appartenenza è unica per ogni personaggio. Bisogna scegliere con consapevolezza e non è possibile scegliere tutte e tre, altrimenti si vince sempre, no? Le armi di compensa sono uniche e forti, ovviamente, non quelle cagate che abbiamo adesso. Non si possono trovare nei pacchetti le volte successive, ma solo durante le vittorie. Inoltre, bisogna impegnarsi per far vincere il proprio team. Non basta solo giurare fedeltà. Per poter riscattare il premio finale, bisogna aver dimostrato di aver partecipato attivamente alla causa. Magari con una barra di progresso che aumenta nel completare delle attività varie, che garantisce l'accesso alla ricompensa finale in caso di vittoria e in caso di raggiungimento di tot percentuale, che adesso non so dirvi. Magari. E questa barra aumenta più velocemente se si utilizzano armi e armature della fazione scelta, almeno diventano utili in qualche modo anche quelle che non sono magari le più forti o le più utili. Le prove dei 9 sono state aspramente criticate e sono sempre meno i giocatori a parteciparvi. Innanzitutto, se non abbassano il time to kill, le partite continueranno a essere lunghissime e quindi noiosissime. Magari con l'aggiornamento del DLC Warmind, ricordo questo video è registrato prima di Warmind, le cose cambieranno magari. Se fossi la Bungie, che farei per fissare le prove? Innanzitutto reintrodurrei i vantaggi di livello. Almeno si spinge i giocatori a giocare per livellare le armi utili in PvP, e quindi non solo a dropparle e usarle, ma bisogna anche appunto livellarle e fare in modo che siano alte di luce. Reintrodurrei anche le prove di Osiride, con il 3v3 eliminazione, perk da applicare tipo pietà, grazie e company, da alternare ogni settimana con le prove dei 9. In questo modo, una volta prove dei 9, una volta prove di Osiride, una volta prove dei 9 con l'altra modalità che non era la volta scorsa e così via. Secondo me in questo modo si potrebbe rialzare l'attenzione verso il PvP e soprattutto verso questo tipo di attività PvP, che andava molto forte su Twitch e che adesso invece va abbastanza, se non tanto male. Ah, i raid. Da fissare nei raid c'è sicuramente la rigiocabilità. Cosa farei io? Innanzitutto, dividerei drop specifici per ogni step. Non è che tutto può dare tutto come ora e rende abbastanza ogni step uguale all'altro in fatto di drop. Non ci sta un hype particolare per una certa arma che solo là puoi droppare. Secondo me quello là è abbastanza importante come aspetto. In più aggiungerei dei perk unici da dare alle armi e alle armature dei raid, come l'armatura è già stato dato in effetti ed mi è piaciuto, per le armi ancora non ci siamo tanto. Quello che farei io è rendere questi perk veramente utili in tutto il PvE, non solo nei raid. Per esempio guardiamo gli impulsi di Crota che permetteva ai giocatori di trapassare gli scudi dei cavalieri, quindi dove incontravi i cavalieri gli fottevi con l'arma di raid, che era figa. Renderei sbloccabili questi perk fighi solamente ripetendo più volte il raid, quindi devi giocare il raid per poter sbloccare questi perk. Magari devi compiere diverse cose come a diverse difficoltà e magari completando le varie sfide degli step. Più o meno come sono adesso i decori, però almeno per cose utili. Inoltre punterei sul dare un riconoscimento, un qualcosa in game ai giocatori per il completamento di sfide che vanno oltre il gioco classico, quello che bisognerebbe fare normalmente, magari degli emblemi che sono sbloccabili solo completando il raid in meno di un tot di tempo, magari con delle speedrun, e dare il tempo migliore del proprio team sull'emblema. Un qualcosa magari che fa sapere che sei riuscito a completare uno step del raid con meno giocatori di quelli richiesti. E magari dice anche con quanti, perché magari fare il 2 main Kalus, 3 main Argos sono cose fighe da fare. Magari vorresti farlo sapere agli altri in game. Per i Calanotte, citando il buon Gigi Di Maio, bene ha fatto la Bungie a mettere i top 11, quanto accadeva nei Calanotte andava chiarito in ogni suo aspetto. Però, per piacere,
via i vari astori, spettri e navi, che veramente non li vogliamo e ne possiamo fare a meno. Mettiamo invece armi o armature utili e forti, perché dobbiamo avere un buon motivo per farmarli sti cara, non per robe estetiche inutili. Tra l'altro renderei anche un po' più difficile l'ottenimento di questo drop, non a casaccio, roba che gameplay in sottofondo, faccio il cala da solo, in normal, manco tryhardando tanto ci metto un botto, e comunque ce la faccio e con 10.000 punti droppo la nave, cioè rendiamoci conto. Secondo me dovremmo fare che tipo, superati i 90.000, allora puoi avere la possibilità di dropparla, non 100%, puoi avere la possibilità, però ti devi impegnare per fare almeno 90.000 punti, e quindi non puoi fare come a cazzeggio, ti devi impegnare. Mentre scrivo questo video, per il progresso del PG avevo pensato a un sistema di soft cap raggiungibile con le pietre miliari, tipo eventi, chiamate alle armi, assalti eroici, e un hard cap raggiungibile solo con prove, raid e cala, magari standard. La Bungie in realtà l'ha comunicato ufficialmente che in Warmind sarà così. Quindi vediamo se questo cambiamento rallenterà il progresso del personaggio, quindi lo renderà più soddisfacente. Infine, se fossi la Bungie, la cosa che più mi preoccuperei di fare è sistemare il PvP. Per far tornare di brutto il gioco sulla cresta dell'onda, non bisogna tanto aggiungere roba per il PvE, che va comunque fatto, ma bisogna soprattutto rendere il crogiolo più duraturo, divertente e accattivante. Quindi, ridurrei ovviamente il time to kill, e ritornando come nel Destiny 1, che sinceramente nessuno se l'era mai lamentato, credo. Capire cos'è che fa per dominare il team shot, fare tutto per renderlo marginale. Qua mi appello a voi, come fixare il team shot? Io non lo so sinceramente. Rendere di nuovo possibili le giocate di sniper, soprattutto magari le pompe e defusione in seconda battuta, ma principalmente sniper, per far tornare i fantastici montage che adoravamo, non quelle schifezze che vincono il Movie of the Week. Magari aggiungendo anche nelle private il sistema di telecamere, la modalità telecamera per fare le cinematiche, magari evitando questi stupidi Nogan glitch che veramente via per piacere. Questa cosa comunque gioverebbe lo stesso anche ai tornei e al mondo competitivo, quindi favorendo il gioco su Twitch e nelle live. A questo punto si ricollega anche però il vostro aiuto, perché voi spettatori, voi che guardate questo gioco su YouTube e Twitch, anche se poco, ma lo fate, date supporto a chi si dedica al crogiolo per video e stream. In questo modo fate capire che l'interesse c'è, fate capire che ancora molto si può fare, quindi dipende anche da voi, mi raccomando. Detto ciò, queste sono alcune cose che io avrei fatto, che io farei adesso per fissare il gioco. Vediamo se a settembre alcune di queste cose saranno magari implementate, non lo so, o se in altri modi riusciranno ad aggiustare ciò che adesso non va bene. Spero vivamente che a settembre avremo un gioco nuovo, tutto da giocare e tutto da riscoprire. Fatemi sapere cosa ne pensate, le vostre idee, se ne avete, e cose belle che volete che vengano fatte in questo Destiny 2. Mettete un mi piace al video, iscrivetevi se ancora non siete iscritti, e noi ci becchiamo alla prossima.